Non ero a Padova quando mi hanno detto che ha fatto un passicone, ha giocato bene. Oggi ho visto una squadra, forse una delle più brutte partite che ha fatto in casa. Sì. Lecco ha meritato di vincere perché ha dato di più dall'inizio. Il primo quarto d'ora fa vedere che Lecco voleva vincere, l'ha fatto. Meritato di vincere, noi no. Non siamo riusciti neanche a fare un tiro in porta. Come te lo spieghi, insomma, l'atteggiamento così remissivo? No, lo so, perché poteva succedere anche così a Padova. Uno dice, a Padova perdiamo... Oggi mancavano Gazzone, Roselli, centrocampo. Diciamo che oggi mancava Roselli e Gazzone, ma non possiamo fare le scuse a Roselli e Gazzone, però... Ecco più... Sì, mancava il centrocampo, perché loro hanno fatto quello che hanno voluto in mezzo a campo. Sì, è vero. È un brutto passo indietro, Non so cosa dire, sono un po' amareggiato di questa perdita, però ci sta, ci può stare in casa. Quindi oggi incontri con risultati abbastanza strani, perché Novara Novara ha perso in casa, la Propatria ha perso in casa, tutti, c'è un po', qualcuno si è rinforzato e anche la Sabinettese si è rinforzata, però ha perso anche lei. Sì, vinceva 1-0, ha perso. Il campo è così, quando si gioca a pallone ogni domenica c'è una partita a sé, dipende come la prendi. Vabbè che noi non possiamo regalare uomini in mezzo al campo, come in questo tempo. Questa è stata, tornando invece a dicendo un po' extracampo, una settimana... Ma io ho lasciato tranquillo tutta la società, tranquilli i giocatori, non ci sono state nessune notizie di vendita di calciatori. Mi dispiace soltanto che sui giornali escono fuori dei giocatori che già sono in partenza, che vanno senza parlare con loro, senza parlare neanche con questi presidenti. Ma è programma qualche uscita? Ma attualmente niente, attualmente devo dire che si muoveranno tutti il 29, 30, 31 o il 2 di febbraio, negli ultimi giorni, è che gli ultimi 5 giorni sono fatali per il calcio, per noi era fatale a giugno, è stato fatale a dicembre, però sai, i remaggi sono 3 e non voglio fare ancora il remaggio ancora per tanto tempo, diventa un quarto remaggio e non mi sto più bene. Sai, nei giornali dicono che Moreno e Lombardo sono rimasti soli con la squadra, io sono rimasto, non dico solo, ma sto qui a... Era l'unica persona che non doveva rimanere a fare tutto questo, è rimasto. Cioè, ci confermi che sei proprio solo in società adesso? Diciamo che Marco ha dato il suo, però oggi in tribuna avete visto chi c'era. Io ero un collaboratore stretto, non ce l'ho con nessun altro, no, caramba. Il campionato è lungo, vediamo delle sorprese, abbiamo visto anche Venezia, mi dispiace per loro, ho fatto tutti per l'inizione, quello che non è successo a Lugnano, ricordiamoci bene, dobbiamo anche collarci su queste cose. E ancora non è finita da gennaio in poi, qualche altra squadra prenderà qualche altro punto. Io direi che di qui a marzo noi vedremo delle belle, non lo collegniamo, vedremo le belle dei gironi che ci sono. Almeno sotto questo rispetto Legnano, degli adempimenti. Beh, mica tanto adesso, vediamo, fino a gennaio. Noi siamo tranquilli, da giugno a dicembre siamo tranquilli. Dato che se non ci sono delle ninfe nuove o delle persone che vengono a dare la mano, qui signori c'è soltanto una cosa da fare, basta, che mi dicono io dico adesso. Cioè? Dopo 2 febbraio vediamo. Vediamo un po' come sarà. Vediamo là dopo 2 febbraio.
Andiamo. Non mi strappate le parole dai denti, è il nostro mestiere. È il vostro mestiere. Però siccome sono un buono, sono un buono, mi dispiace di queste cose. No, no, ma noi anche per far capire poi alle lettori che ci chiedono, ci fermano per strada, dicono, allora questo Legnano. Abbiamo messo aiutati Lilla e sono diventati rossi in banca. Aiutati Lilla e sono diventati rossi in banca. Nessuno si è avvicinato, comune niente. L'unica cosa è prendere chiave e portarle al comune. Dopo il 2 febbraio vediamo come le cose, adesso andate avanti voi. È una parola brutta, eh? Ora che qualcuno si svegli, perché qui ragazzi, per un dei Paveroni c'è questo rischio. Sto dicendo che prima c'è il rischio di fallimento che non abbiamo fatto, dopo la metà liquidazione non l'abbiamo fatta. Adesso c'è il rischio di prendere chiave e portare in comune dopo il 2 febbraio. Non che resta a prendere i soldi, stare via i giocatori e li metti in tasca. Questo mai. Questo mai. Comunque aspetti insomma di vedere come si svilupperà questa parte di mercato e poi tra i possibili passi c'è anche quello di andare a sensibilizzare con un cittadino. Se non viene nessuno a prendere delle quote del Legnano, che ci sono 7-8 persone anche al 10% a dare una mano, uno solo non ha senso proseguire. Ma no, neanche è come avere una famiglia con 7 figli e di lavorare uno solo, cosa fa? Va bene, non è lo faccio così perché per mettermi a riparo, io già sono già dall'anno scorso che non te lo dire che non c'è nessuno, occhio, non sto dicendo oggi, piango sempre, però arrivo sempre all'ultimo e compro sempre, roba.